Buone vibrazioni web, la seconda parte del lungo racconto, ma non lunghissimo, potrebbe essere lunghissimo, dedicato alla storia dei Beatles. Perché i Beatles? Perché ancora oggi i Beatles sono una case history, un oggetto di studio, sono dei dischi, sono un ricordo, sono i film che hanno girato, le mille forme di merchandising che hanno attivato, che oggi vivacizzano le aste online o anche reali. Pensate che in una delle aste è stato messo in vendita il primo concerto dei Quarrymen del 1957. I Quarrymen era un gruppo in cui John Lennon e successivamente Paul McCartney cominciarono a collaborare. Ecco, questa prima registrazione, che è stata data per dispersa per molti anni, a un certo punto è saltata di nuovo alla luce e una grande asta internazionale l'ha messa in vendita, l'hanno venduta per qualcosa come 80.000 sterline. In realtà la quotazione di quel nastro è cresciuta nel tempo e oggi vale molto di più. Un nastro in cui si sentivano dei ragazzi che suonavano con un suono davvero molto grezzo. Ma al di là di questo, ciò che hanno fatto i Beatles è stato lasciare nella storia un segno preciso, una grande capacità di innovare e rinnovare i criteri musicali facendo qualcosa che ascoltavi la prima volta e te ne innamoravi subito. I dischi sono tanti e soffermarsi su uno o sull'altro sarebbe comunque un lavoro davvero affascinante, ma davvero allo stesso modo anche lunghissimo. Però ci sono dei momenti nella storia dei Beatles dove si individuano delle spinte che andavano molto oltre il pop e il rock. Per esempio, nell'album uno dei più amati, in realtà tutti sono amati, però personalmente uno dei più amati da me, che è Revolver, c'è un pezzo che chiude il disco, che in realtà fu uno dei primi a essere registrato, che si intitola Tomorrow Never Knows. È un pezzo strepitoso da ogni punto di vista, ma soprattutto, non solo per la bellezza delle voci o del modo di incidere, di registrare, che era una prerogativa del produttore George Martin, ma per l'impasto che va oltre qualsiasi confine definito, qualsiasi perimetro tracciato nel mondo del pop. È un brano dove si respira la musica di avanguardia, è un brano dove si guarda oltre, dove vengono incluse le tradizioni orientali, dove ci sono delle modalità di registrazione in cui un nastro registrato normalmente viene trasmesso al contrario, viene fatto girare al contrario, creando quindi un impasto sonoro insolito e inedito per l'epoca. Immaginate cosa deve essere stato per chi ascoltava questo brano per la prima volta, per chi ascoltava Tomorrow Never Knows nel 1966 e rimaneva sinceramente sconcertato. Questa era l'esperienza che facevano i Beatles sin dal loro primo Love Me Do, che era un brano che oggi sembra quasi all'acqua di rose, ma quando uscì aveva il suono che nessun altro pezzo aveva avuto prima e quindi cambiava, rivoluzionava, ma in modo gioioso, la gioia che i Beatles sapevano trasmettere. Un altro pezzo che vorrei citare oggi in questo secondo viaggio nel mondo, nel racconto, nello storytelling sui Beatles, è un pezzo che fa parte di un disco che da molti viene ritenuto il primo in cui loro non erano più un vero gruppo che lavorava coeso. In certi casi sì, in certi casi no. Un disco molto articolato, un disco che ci dovrebbe essere in ogni discoteca casalinga e non solo, che è il White Album, quello che si intitola The Beatles, ma che è tutto bianco. Un doppio disco, un doppio 33 giri, quattro facciate piene di canzoni in cui emergono le personalità di tutti i membri del gruppo, sia quella di Ringo Starr, che scriveva pochissime canzoni, ne ha scritte due in tutta la sua carriera, ma ne ha cantate molte di più, sia quella di George Harrison, malinconico e intimista, ma aperto verso l'esplorazione di tradizioni culturali che andavano molto oltre il consueto, che andavano verso Oriente, verso l'India. La sperimentazione più aggressiva di John Lennon, la sperimentazione molto ricercata che sapeva essere aggressiva anche di Paul McCartney, perché ancora oggi, se chiedete a qualcuno ti piacciono i Beatles e ti risponde sì, gli chiedete qual è il tuo preferito, sceglierà un nome, non ti dirà tutti e quattro, sceglierà un nome. Paul McCartney per molti è sempre stato un po', e anche John Lennon lo vedeva un po' così, un po' come la vecchia zia all'interno dei Beatles, però anche lui aveva la capacità di poter fare qualcosa di brutale, e c'è un brano che si intitola Helter Skelter che è davvero brutale. Raccontarlo spero vi faccia venire voglia, così come per quello di cui ho parlato prima,
che era molto di John Lennon, Tomorrow Never Knows. Spero vi faccia venire voglia di ascoltare questo pezzo, questo Helter Skelter. Helter Skelter era una frase che c'era sulle giostre inglesi, ma non era una frase che veniva conosciuta nel resto del mondo, quindi aveva un suono particolare, un suono, diciamo pure, affascinante e allo stesso tempo anche un po' inquietante. Era un pezzo che Paul McCartney scrisse cogliendo al volo uno spunto, nato da uno stimolo. Aveva letto un'intervista di Pete Townshend, degli Who, il quale diceva: il nostro nuovo disco è il disco di rock più duro che sia mai stato fatto sino ad oggi. E lui disse: bene, possiamo fare qualcosa di più duro anche noi, proviamoci. E così radunò gli altri membri della band, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, e insieme fecero diverse sessioni di prova in cui elaboravano un'idea iniziale di Paul McCartney, sessioni che duravano parecchio, a volte decine di minuti, anche arrivavano anche a sfiorare l'ora. Tutte queste idee cercarono di tenerle a mente e ovviamente le registrarono. Dopodiché ci tornarono sopra e costruirono un pezzo. Un pezzo che è davvero tagliente, davvero lancinante e lacerante. Allo stesso tempo davvero un pezzo che ribalta completamente l'immagine che i Beatles davano di sé, e soprattutto che Paul McCartney, la vecchia zia, il ragazzo di animo gentile, aveva dato di sé fino a quel momento. Lui poteva anche essere in grado di scrivere una canzone di brutalità devastante, di musica devastante nell'ambito del pop rock. Ce n'è stata molta altra dopo, ma Helter Skelter ancora oggi ha qualcosa di magico, una magia oscura che lo pervade. Purtroppo il brano è associato anche a un tragico fatto, il massacro di Bel Air, quello in cui la setta di Charles Manson uccise Sharon Tate, all'epoca compagna del regista Roman Polanski, incinta di 8 mesi, uccise lei e anche gli altri ospiti che c'erano in casa sua, scrivendo Helter Skelter col sangue delle vittime sul muro. Come si deve sentire uno come Paul McCartney o i Beatles, che avevano scritto quel pezzo che secondo Charles Manson era la chiamata a fare qualcosa di rivoluzionario usando il sangue delle vittime nel mondo? Non so come si sia sentito lui. Quello che disse Paul McCartney era: io scrissi una canzone che non aveva nessun intento violento, io scrissi una canzone che semplicemente parlava dell'idea che avevo avuto, intorno alla quale tutti avevamo lavorato. Noi siamo sempre stati pacifici e quindi anche in questo caso lo siamo stati. Qualcuno l'ha adottata per degli scopi assolutamente brutali e criminali, ma noi non c'entriamo nulla. Nella carriera dei Beatles tante volte è successo che i loro brani venissero interpretati con un significato che veniva più che altro immaginato da chi li ascoltava. Altre volte invece si provava a decodificare quello che dicevano, perché c'erano dei sottili giochi di parole, c'erano delle trovate che loro inserivano apposta, che facevano parte un po' del lessico familiare del gruppo e difficilmente sarebbero state comprese all'esterno, ma che loro mettevano proprio per vedere chi capirà questa cosa, o vediamo che interpretazione verrà data di questo che invece ha tutt'altro significato. Un pezzo col quale chiudo è un pezzo, questo racconto di oggi con Buone Vibrazioni Web, incentrato sui Beatles, è un pezzo che si intitola Hey Bulldog, che fa parte della colonna sonora del film a cartoni animati Yellow Submarine. Originariamente scritto prima che il film era ancora un progetto, non era ancora stato realizzato nulla, neanche un disegno, però già scrissero questo pezzo e lo crearono insieme in sala di incisione, davvero come un gruppo coeso che lavora a 8 mani nella stessa stanza sulla stessa canzone. L'idea iniziale di John Lennon doveva avere un altro titolo. Poi a un certo punto, durante le prime prove del brano, Paul McCartney si mette ad abbaiare. E questa idea portò John Lennon a includere l'idea del cane nella canzone, e appunto Hey Bulldog divenne il titolo del pezzo. Un altro pezzo molto rock, oggi con Tomorrow Never Knows, Helter Skelter e Hey Bulldog, ho tratteggiato il volto più rock dei Beatles. Ci sono anche altri brani molto rock, ma questi lo rappresentano molto bene. Allora vi dico, se avete ascoltato quello che vi ho raccontato, e spero vi abbia fatto venire voglia di andare a riascoltare questi brani, cercateli, li troverete facilmente. Ormai spero che prima o poi diventi patrimonio dell'umanità, disponibile a tutti, ovunque. Tutti possono avere tutti i dischi dei Beatles in casa. Andate a riascoltare Tomorrow Never Knows dall'album Revolver, Helter Skelter dal White Album e Hey Bulldog dall'edizione completa di Yellow Submarine, e capirete ancora una volta qualcosa in più dei Beatles. Alla prossima con Buone Vibrazioni Web.